Eccoci qui ragazzi, buongiorno ragazzi, ora è 5:20 e come ormai avete capito dallo scorso video vedrete tutte le mie intro a quest'ora perché ragazzi la mia routine è cambiata, le mie abitudini di vita stanno cambiando e sono veramente molto più felice, molto più energico, molto più voglioso di svegliarmi. E sono le 5:20, sì lo so, però è così. Questo video, da come avete capito dal titolo della mia routine, vi voglio far capire perché mi alzo alle 5, come faccio, ora colazione ragazzi, cosa che magari mi interessa di più, ma la mia è sempre uguale, quindi uovo in padella, qui abbiamo le solite gallette, eccole qui con la marmellata, cannella, sale sull'uovo, 4 gallette e si va in palestra. Cosa fondamentale, oggi calo ancora i macronutrienti, sarò a 305 grammi di carboidrati, 170 grammi di proteine e 25 di grassi, quindi molto bene. Abbiamo circa 21 giorni per ultimare questa definizione, una piccola risalita e poi si ricala nuovamente a luglio. Arriviamo a 2000 ragazzi, 2000 entro Rimini Wellness, così a giugno sfida 2000 challenge con un chilo di pasta. Abbiamo deciso con gli altri di Instagram un chilo di pasta e io aspetto che si cuoce l'uovo e ci vediamo direttamente con il come inizia la mia giornata dopo la colazione, quindi tutto quel che faccio dopo la colazione, caffè e inizio con la mia splendida routine che aspetto da ieri. Wherever love goes there is also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Ragazzi, spuntino time. Allora, aspettate, luce giusta. Ma che cazzo, ma guardate cosa mi fanno vedere in TV mentre io preparo la colazione dopo l'allenamento. E non vi faccio sentire quello che dicono perché vabbè, passiamo alle cose belle, passiamo alle cose giuste. Colazione, sto facendo le mie patate dolci, ecco qui, sulla mia nuova griglia che vi faccio vedere. Questa è la padella Berni Group, che è fenomenale ragazzi, non si attacca a niente. Questo è l'altro pezzo, cucina anche a fornetto, quindi se lo chiudete a doppio cucina anche a fornetto ed è veramente spettacolare, sembra un barbecue. Sto girando le patate, sono appena tornato all'allenamento, come vi dicevo oggi ho fatto gambe, l'ultimo che avete visto di gambe, quello con l'affondo bulgaro, lo trovate nei video precedenti. E però essendo guarito dall'adduttore, dal danno all'adduttore, sto veramente molto bene, quindi l'allenamento è andato bene, i carichi si sono alzati. Oggi calo le calorie, calo 15 grammi di carboidrati e 5 grammi di grassi rispetto a settimana scorsa e queste sono le cose principali. Ora vi faccio vedere la colazione, vi faccio vedere lo spuntino dato che è un full day of feeding questo, poi il pranzo ovviamente e dopo pranzo parleremo della routine mattutina e vi spiegherò tutto, quindi quello che faccio e perché, i benefici e vi consiglierò appunto il libro dove l'ho letto. Ora finisco di preparare il tutto e ci vediamo col prodotto finito e con la degustazione. Come dico sempre su Instagram, queste sono le mie dipendenze. Soprattutto amate i carboidrati, non vi fanno male, non vi fanno ingrassare, vi rendono al massimo felici. Poi se non volete essere felici ragazzi, lasciateli a me questi carboidrati, li prendo tutto io, che a me mi piace sia essere felici sia mangiare i carboidrati. Quindi prendiamo la nostra bella patata con burro di arachidi in polvere.
Le colazioni che amo, ragazzi. Eccoci ragazzi, allora accendiamo la luce che è meglio, un po' di luce dato che è calato il sole, è andato via. Comunque, come dice Vasco, io sono ancora qua, patate dolci al microonde si stanno facendo. Poi, oggi ho trovato al supermercato Totani in offerta e spigole in offerta, quindi stasera spigola e oggi Totani. Totani già aperti, puliti, sale e origano. Qui ho degli asparagi che andrò a grigliare, padella si sta riscaldando, quindi patate dolci, totani grigliati e asparagi grigliati, uno spettacolo, mettiamoci all'opera. Ragazzi, che dire, uno dei miei piatti preferiti, asparagi, patate dolci, eccole qui, e totani. Io la mangio e noi ci vediamo con la clip principale del video, che sarà dopo questa. Eccoci qui, eccoci qui, parte clou del video. Me l'avete richiesto in tanti, ragazzi, non me lo aspettavo. Nel senso che quando ho detto di avere una nuova routine nello scorso video e sotto Instagram, molti di voi mi hanno chiesto: ma come fai a svegliarti alle 5? Io sono stanca, io non ce la faccio, io mi piacerebbe avere le tue energie, la tua voglia di svegliarti. Guardate, partiamo da una premessa. Io ero il classico tipo che si svegliava alle 7:30-8, come sapete, e andavo a fare allenamento. Mi svegliavo comunque un pochetto stanco, un pochetto annoiato, a volte andavo a fare allenamento anche un po' svogliato. Poi da un paio di mesi, a dire la verità, sono diventato un amante dei libri sullo sviluppo personale, perché ho letto un libro particolare. È stato un libro che mi ha letteralmente cambiato la vita e che praticamente mi fa vedere le cose in maniera diversa. Il libro è questo qui, non so se si legge, Come trattare gli altri e farseli amici, di Dale Carnegie. Lo sto rileggendo ora per la terza volta. Ho letto questo primo libro, poi da lì mi sono appassionato a questo argomento, perché vedo che riesco a parlare con le persone in maniera differente, mi riesco ad approcciare in maniera differente, capisco di più il loro punto di vista, e questo si riversa su tutti gli ambiti della mia vita. Da lì poi ho scoperto un nuovo libro, che è praticamente questo qui, Miracle Morning di Hall Hill Road. L'ho letto in 3 giorni. L'ho letto in 3 giorni perché dopo aver letto il primo paragrafo ho detto: ma perché no? Proviamo. Già sapevo ovviamente di quello che parlava il libro, ho detto proviamo. E dopo il primo giorno in cui provavo l'approccio, ancora non avendo letto come si struttura, già me ne ero innamorato, già mi vedevo cambiato. Cosa è successo? Praticamente io ho acquistato questo libro, ho letto le prime pagine, ho letto praticamente che mi dovevo svegliare circa un'ora prima. Però era una cosa che già avevo provato a fare prima di leggere il libro. Ho messo la sveglia prima, è suonata alle ore 6, l'ho rimandato, ho detto ma chi se ne frega, queste sono tutte cavolate. Una settimana dopo mi arriva il libro, un regalo di mio fratello che ancora devo ringraziare, grazie ancora, cioè devo ringraziare un'altra volta, l'ho fatto, e mi arriva il libro e faccio vabbè, leggiamolo e proviamolo ad applicare seriamente. Mi metto a svegliare alle 7:15, mi sveglio, lo faccio con pazienza, faccio colazione e tutto, seguo i primi passi del libro, anche se in maniera molto confusa, e il primo giorno va. Cosa succede? Il pomeriggio dello stesso giorno la mia testa dice: non vedo l'ora, quella sensazione, non vedo l'ora che arriva domani mattina per rifare quello che hai fatto. Dico, oh, ma che sta succedendo? Rivado, secondo giorno, ancora meglio, ore 5:30. Terzo giorno, 5:15. E vedo che ogni giorno non vedo l'ora che, oltre al mio allenamento, oltre che alle mie cose che amo fare durante il giorno, non vedo l'ora che arriva il mattino seguente. Anche ora che parlo con voi, non vedo l'ora che sia domani mattina. Questo mi ha fatto capire che è un approccio che realmente funziona, e poi l'ho fatto scoprire
nell'ultimo paragrafo che mi spiega quello che io già sto facendo. Qui, come avete visto stamattina, ho scritto i life savers, come sono scritti nel libro, e i miei sono silenzio, affermazione, visualizzazione, lettura e scrittura. A ognuno di questi do una certa tempistica che adotto ogni mattina. Ovviamente nel libro aggiunge l'esercizio, ma io allenandomi dopo non mi metto a correre di mattina. Di cosa si tratta? Praticamente il libro non ve lo svelo tutto, vi dico che praticamente mi alzo alle 5, la prima cosa che faccio è lavarmi i denti, lavarmi la faccia, mi sveglio con calma, vengo qui, la prima cosa che faccio che mi sprona ad alzarmi è una cosa che mi piace tantissimo, ovvero fare colazione. Vengo qui, faccio colazione felice, intanto mi sveglio, guardo un po' la televisione, ci metto circa 10 minuti, un quarto d'ora e poi comincio con il mio Miracle Morning, che sto a... giorno dopo giorno cambiando per cercare l'approccio migliore. Comincio con 5 minuti di silenzio, come avete già visto stamattina, in cui cerco solo di respirare e elevare tutto lo stress. Ragazzi, alle 5 di mattina non c'è nessuno che vi disturba. Poi comincio con delle affermazioni. Qui capirete, io non riesco a spiegarvelo, capirete nel libro, in tutti i libri sullo sviluppo personale, cosa sono le affermazioni e la visualizzazione. Se non sapete cos'è la visualizzazione, vedetevi The Secret. Quarto appunto, lettura. Lettura lui dice circa 30 minuti. Io gli sto dando sempre più importanza perché, ragazzi, ho scoperto che mi piace veramente, veramente tanto, tanto leggere. Sto leggendo circa un libro ogni 3 giorni e voglio andare avanti così e migliorare ancora di più. E poi c'è la scrittura, ovvero circa compilare un diario, porsi degli obiettivi e portarli a termine. E vi garantisco, ragazzi, che se mettete nero su bianco gli obiettivi, i vostri obiettivi, li raggiungete, perché la vostra mente ci arriva ora dopo ora, minuto dopo minuto, ed è una cosa che fate. Dopodiché avete visto che io studio inglese, perché? Perché al mattino, ragazzi, sono energico, al mattino nessuno mi disturba, e al mattino posso mettermi davanti al computer e mi piace anche studiare inglese, una cosa che ho sempre odiato fare e che negli ultimi anni ho sempre voluto imparare, perché noto che è una mia grande pecca. Vedete che in questi giorni sono a livello 0, ragazzi, non so l'inglese, e vi prometto che inizio 2018 lo saprò parlare. È una promessa che ho fatto a me stesso, è un mio obiettivo e lo voglio raggiungere. Io, ragazzi, più di questo non posso dirvi, perché il libro spiega tutto, parla da sé, e ragazzi, compratelo, vi migliora la vita, vi migliora tutto, tutti gli aspetti. Penso che se devo consigliarvi un libro, che di tutti i libri che ho letto, vi consiglio questi libri qui. Il primo... questo, comprate questo e poi tutti quelli sullo sviluppo personale vi migliorano, non posso dire di più. Ora il video si sta dilungando tantissimo, 8 minuti solo per io che parlo. Se mi avete seguito tutti questi 8 minuti vi ringrazio di cuore, spero che comprate il libro, se lo comprate fatemi sapere, se lo avete già letto fatemi sapere, e ne approfitto di questo video per dirvi che sull'ultimo post di Instagram ho messo un Q&A, qui sotto potete fare un Q&A, farmi delle domande per il Q&A, l'hashtag ve lo scrivo qui, commentate con l'hashtag sotto e io risponderò alla vostra domanda nel weekend. Ora io farò lo spuntino come la colazione di stamattina, veloce veloce, e stasera vado a giocare a calcetto, quindi se riesco a farmi filmare da qualcuno mentre gioco a calcetto, la prossima clip sarò io che corricchio in campo e cerco di prendere un pallone. O ci vediamo in campo o ci vediamo la colazione di stasera, che sarà branzino, ma qui c'è un odore bruttissimo, ragazzi, che ho pulito i branzini, sembra una pescheria. Ci vediamo stasera. Ragazzi, alla fine la scelta è andata sul non filmare la partita, perché non avevo il cameraman, e il video è veramente veramente lungo, quindi ci vediamo lunedì prossimo. Affitto un cameraman, la partita va bene, abbiamo vinto, e cena abbiamo bruschette che andrò a fare, poi i pomodori secchi, vediamo bene i pomodori secchi, la mitica spigola, la salsa per le bruschette, il finocchio, olio d'oliva, ho anche dei broccoli qui già cotti, un altro po' di finocchio. Ragazzi, grazie per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima. Domani per me scarico 150 grammi di carboidrati, non ce la posso fa. Alla prossima, raga. My love grows with the memories like a symphony, and you and I, we got history, yeah. And when you're alone,
Do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories, like a symphony. And you and I, we got history.